Trasporto scolastico e tagli che minacciano le corse, questa mattina l'incontro in città con alcuni consiglieri regionali. ABF CFP di Clusone, installato il sistema per la coltivazione acquaponica, si risparmia acqua tenendo in equilibrio un sistema con pesci e piante in simbiosi. Schilpario è iniziata da 3 giorni dei campionati italiani di sci nordico della categoria Under 16. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. I tagli che minacciano anche il trasporto scolastico preoccupano da tempo le famiglie bergamasche. Questa mattina l'Istituto Pesenti a Bergamo, organizzato dal coordinamento dei comitati genitori, si è tenuto un incontro con cui sono stati coinvolti diversi consiglieri regionali. Noi sappiamo e vediamo ogni giorno le fatiche che fanno i ragazzi per arrivare a scuola e per tornare a casa, soprattutto dal punto di vista del sovraffollamento e della perdita di mezzi di trasporto e così via, ritardi piuttosto che altri problemi quotidiani. E quindi ci interessa sapere quali ragionamenti stanno facendo, come si stanno muovendo, che pensieri girano, se c'è speranza. Ci aspettiamo maggiore attenzione verso il nostro territorio, verso gli studenti e i lavoratori bergamaschi. Questo è un territorio complesso, lo sappiamo dal punto di vista della viabilità, però ci aspettiamo le risorse necessarie e ci aspettiamo una diversa ripartizione appunto di queste risorse. La qualità del trasporto scolastico per noi è una priorità assoluta, nel senso che grossa parte degli utenti appunto del trasporto pubblico locale sono proprio studenti e le loro preoccupazioni e la qualità del servizio che preoccupa evidentemente i genitori è e deve essere in cima alla lista delle priorità. È chiaro che noi facciamo fronte adesso a un allarme, a un rischio che è quello di avere un ulteriore taglio di 52 milioni in Lombardia rispetto al Fondo Nazionale Trasporti. Questo è un taglio che speriamo di riuscire a scongiurare, speriamo che a livello governativo si riesca appunto ad evitare, diversamente sarebbe difficile riuscire ad aumentare la qualità del servizio, aumentare il numero delle corse, aumentare la quantità dei bus su cui appunto transitano gli studenti se ci fosse un taglio così grosso. L'impegno dai banchi dell'opposizione è massimo per portare avanti le istanze dei tanti genitori, dei tanti studenti delle nostre scuole che si muovono su tutta la provincia. Già nella seduta di bilancio, quindi a fine del 2018, ho presentato un ordine del giorno puntuale per chiedere l'incremento di risorse da destinare all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo. La battaglia sui trasporti sia su ferro che su gomma è una mia battaglia, una nostra battaglia che continueremo a portare avanti. Bisogna dire con fermezza, e la politica deve essere compatta in tal senso, basta tagli sul trasporto pubblico locale, ma anzi servono finalmente nuovi investimenti e più risorse. Bisogna chiarire il fatto che non esistono tagli annunciati, esiste una parte di fondi che sono i 300 milioni sul Fondo Nazionale dei Trasporti che sono al momento congelati, quindi non c'è alcun tipo di taglio, non è stato annunciato alcun tipo di taglio, ma senza ombra di dubbio ci siamo già mossi. Il ministro Toninelli si è incontrato col ministro Tria dopo avergli mandato una missiva per chiedergli di scongelare immediatamente quei fondi per rimetterli immediatamente a disposizione delle regioni e delle province che gestiscono il trasporto pubblico. Quindi ad oggi non esiste un'ipotesi fattiva e vera di taglio. Dopo anni purtroppo di taglio, io ricordo che la provincia di Bergamo tra il 2011 e il 2018 ha visto circa 1 milione di chilometri annui tagliati trasporto pubblico locale. Sono cifre disastrose che ha messo in ginocchio territori, che ha messo in difficoltà famiglie, studenti, chi si deve muovere e non ha un'auto. La Regione Lombardia sicuramente metterà in campo tutte quelle che possono essere le risorse di Regione Lombardia per evitare possibili tagli. È altresì vero che sarà difficile che Regione Lombardia possa mettere risorse qualora fossero confermati i tagli a livello governativi, perché a livello governativi diciamo che non sono tagli, sono accantonamenti, per cui non vuol dire che questi accantonamenti poi si traducano in tagli, ma è altrettanto vero che fino a luglio/agosto non sappiamo se questi accantonamenti si libereranno oppure no. Piante e pesci in simbiosi è il sistema acquaponico ormai ultimato al CFP ABF di Clusone. Dopo alcuni giorni di lavoro, uno studente universitario di Bologna appassionato di questo tipo di coltura ha creato un sistema con cui è possibile coltivare tutto l'anno anche in ambienti ostili.
E qui al CFP EBF di Clusone ha realizzato, in collaborazione con alcuni studenti, un particolare impianto. Esatto, in questa settimana abbiamo realizzato un impianto acquaponico che vuol dire sostanzialmente la coltivazione di piante in simbiosi all'allevamento di pesci. Infatti noi avremo, come nella vasca qui alle mie spalle, avremo pesci, la scuola alleverà pesci rossi. Questi pesci rossi con i loro escrementi andranno a alimentare le nostre piante, a farle crescere in un ciclo chiuso dove l'acqua passa dalla vasca dei pesci a una vasca raccolta dove si troviamo la pompa. Qui la pompa sposta l'acqua nei letti di crescita. Nei letti di crescita troveremo le piante che filtreranno quest'acqua dagli escrementi prodotti dai pesci e ritornerà nella vasca dei pesci dove, depurata diciamo dai loro escrementi, i pesci potranno crescere in salute. Si parla di carica batterica. Esatto, infatti il terzo protagonista, anzi gli altri due protagonisti che non si vedono direttamente all'interno di un impianto, oltre ai pesci e le piante, sono proprio i batteri. Due classi di batteri in particolare, i Nitrosomonas e i Nitrobacter. Questi avviano quello che è il ciclo azotato all'interno dell'impianto, ovvero trasformano l'ammoniaca, che è uno dei principali scarti dai residui organici prodotti dai pesci. L'ammoniaca viene trasformata in Nitrosomonas, in nitriti. Questi nitriti non sono direttamente assorbibili ancora dalle piante, ma avremo bisogno dei nitrobacter che trasformeranno questi nitriti in nitrati. I nitrati ora sì che saranno disponibili e assorbibili direttamente dalle piante. Un impianto come questo ha importanti finalità. Ovviamente avere un ecosistema all'interno del laboratorio aiuterà anche i ragazzi a capire come sia importante gestire il nostro pianeta Terra, perché più in grande, se ci spostiamo, ci allontaniamo un attimo dal nostro laboratorio indoor, riusciamo a capire come effettivamente alcune le tematiche che ritroviamo all'interno di questo impianto le possiamo allargare al pianeta Terra. Il rispetto anche della qualità dell'acqua. Come abbiamo detto, nell'impianto acquaponico non possono essere utilizzati pesticidi chimici o concimi di sintesi. Questo perché andrebbero a uccidere i nostri pesci. Quindi capite bene che allargando il nostro campo visivo ritroviamo queste tematiche anche più in grande. E questo era un obiettivo della scuola? Sì, è fondamentale che i ragazzi abbiano la possibilità di costruire da zero un impianto. Questo consulente a cui abbiamo chiesto e che abbiamo coinvolto ci ha aiutato a costruire proprio dal niente questo laboratorio, che è stato realizzato proprio per dimostrare, fare attività dimostrativa e disseminativa di buone pratiche in campo agricolo, per dimostrare che si può produrre anche in condizioni di clima e di territorio ostili. Basta un laboratorio ben attrezzato, il sistema è complesso, richiede delle competenze che i nostri ragazzi devono acquisire perché sono il futuro di questo territorio. Doppio appuntamento dedicato alla montagna domani a Clusone. In biblioteca verrà aperta la mostra Il popolo del freddo, visitabile fino a giovedì 28 febbraio. In Sala Legrenzi alle ore 18 invece in programma c'è anche un incontro del ciclo Montes, rassegna dedicata alla letteratura di montagna parallela a Presente Prossimo. Il Festival degli scrittori Presente Prossimo approda a Clusone con la rassegna Montes, organizzata in collaborazione con l'Associazione Gente di Montagna. Nei prossimi giorni due incontri e una mostra. Ecco, spieghiamo appunto nel dettaglio questi appuntamenti come saranno. Perfetto, bene. Allora, dunque, partiamo col dire che è difficile trovare un alpinista che sia scrittore e viceversa uno scrittore che sia un buon alpinista. E il fatto che Presente Prossimo abbia accettato la scommessa di trovare figure che possano essere tra tutte e due le tematiche è una cosa buona. In particolare l'ospite che sarà qua domani pomeriggio alle 18, è Emilio Previtali ed è un ospite che è difficile da definire, perché potremmo definirlo uno sciatore, ma allo stesso tempo anche uno sci-alpinista, un alpinista, un viaggiatore, ma è anche uno scrittore ed è uno scrittore che
secondo noi interpreta un po' anche la scrittura, quella in qualche modo più adatta ai nostri tempi, perché ovvio scrive come tutti, scrive dei libri, ma il, chiamiamolo, suo popolo di lettori è principalmente il popolo dello smartphone, quello che legge il blog, quello che legge un post, tra l'altro i suoi sono straordinariamente lunghi, i post su Facebook, e in qualche modo Emilio è uno scrittore che quando scrive sa scrivere su diversi, chiamiamoli così, settori: il libro, l'ebook, il blog, il piccolo post, in più addirittura è anche, chiamiamolo così, uno scrittore da audio racconti, perché è un'altra, diciamo così, delle parti della scrittura che lui esplora è proprio questa del, chiamiamolo, documentario sonoro, che è un documentario ma che ha alle spalle ovviamente ha una scrittura. Emilio comunque è conosciuto in valle perché abita in provincia, è un uomo che ha girato diverse montagne, è stato in spedizioni extraeuropee, è ancora adesso uno sci alpinista di punta, tra l'altro è uno sciatore di Telemark, è uno dei pochissimi, diciamo, sciatori che è in grado di sciare così ad alto livello. Quindi Emilio rappresenta forse più di ogni altro quello che è, diciamo così, lo scrittore alpinista, e comunque nello stesso tempo non lo rappresenta perché è difficile da mettere in una scatola e definirlo, e questo è Emilio. Un altro ospite che avremo sempre con Montes è invece Andrea Zampatti, in questo caso anche lui è un giovane molto legato alla montagna, è un giovane fotografo, vive di fotografia e le sue foto sono veramente straordinarie. Lui è in grado di fare foto, e le vedremo, soprattutto quelle che sono esposte alla mostra che sarà in biblioteca a partendo da lunedì per 20 giorni, è in grado di fare, dicevo prima, delle foto che sono veramente delle piccole opere d'arte, ed è anche in grado di non farle, perché può capitare, ed è capitato, che esca per 3, 4, anche 5 giorni e torni a casa con niente, se così vogliamo dire, nello zaino. Andrea, tra l'altro, sarà anche ospite di persona mercoledì 20 di febbraio in biblioteca alla sera alle 20:30 e ci racconterà un pochettino i trucchi per essere un bravo fotografo, come in effetti lui è. In biblioteca a Clusone è presente anche un'altra mostra fotografica con gli scatti che hanno preso parte al concorso Sguardi Incrociati, che ha interessato le cittadine gemelle con Le Rensine, Francia, località vicino a Parigi, con cui Clusone intrattiene rapporti di gemellaggio. Le foto si possono ammirare fino a martedì 19 febbraio. Ora, prima dell'interruzione, vi mostriamo alcune immagini particolari riprese dal signor Luciano Benzoni di San Lorenzo di Rovetta, che ringraziamo, immagini che forse non si vedono tutti i giorni sul nostro territorio, riprese nella zona del lago d'Iseo, che ritraggono uno stormo di storni in volo. E ora ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco.
Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. E a Ponte Nossa continuano le iniziative dedicate a San Giovanni Bosco. Domani sera è in programma uno spettacolo. Sì, dopo aver vissuto settimana scorsa le feste di San Giovanni Bosco attraverso i momenti più celebrativi, come appunto la messa in oratorio tutti i giorni e la processione con la statua di Don Bosco e la messa solenne domenica scorsa presiedute dal vicario generale Monsignor Davide Pelucchi, le iniziative per queste festività legate al grande santo torinese a cui è dedicato anche l'oratorio di Ponte Nossa altre iniziative di carattere culturale, potremmo dire. Infatti in programma per questo sabato 9 febbraio alle 20:45 nella chiesa parrocchiale di Ponte Nossa, lo spettacolo teatrale Time Out, proposto dalla Compagnia La Pulce. Già da qualche anno ci fanno compagnia questi attori e portano sul palco, che come vedete dalle immagini è in fase di allestimento, porteranno sul palco un teatro molto 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 particolare. Non voglio svelarvi il tema perché sarà una narrazione molto molto bella, con sentimenti forti e nello stesso momento contrastanti, piena di ritmo, di energia. Un tema un po' particolare che non voglio svelarvi perché lo lascio un po' alla vostra curiosità, che spero vi porti nella nostra chiesa per assistere a questo spettacolo, che è a tratti divertente, comico e a tratti anche riflessivo. Ecco, questo binomio di comicità e riflessione daranno vita a questi 55 minuti, questa oretta di spettacolo nella quale ci confronteremo davvero con un tema che ci tocca nel vivo, che ci tocca perché nella nostra vita ne abbiamo a che fare. Abbiamo parlato in questa settimana di San Giovanni Bosco di fatiche nelle nostre comunità, la fatica di educare, la fatica di lasciarsi educare, le tempeste educative che arrivano, le fatiche legate magari anche ai fallimenti quotidiani, ma soprattutto alle fatiche che si provano nella vita quando ci si lascia interrogare sulla propria vocazione, sulla propria chiamata. Però dentro queste fatiche ci colloca bene anche questo spettacolo, che appunto vuole lasciarci una provocazione forte su una fatica grande che la vita di tutti incontra. E quando dico di tutti parlo dalla vita dei ragazzi alla vita degli adulti e degli anziani. Quindi io davvero estendo questo invito proprio perché a tutti, proprio perché sarà un tema che ci toccherà nel vivo. Quindi dai ragazzi dei 10 anni in su, la nostra chiesa vuole accogliervi per questo spettacolo irrinunciabile. Quindi vi aspettiamo per goderci davvero una serata, un sabato sera bello e interessante. Quindi ripeto, sabato 9 febbraio ore 20:45, chiesa parrocchiale, santuario appunto di Ponte Nossa. Ha preso il via oggi a Schilpario la 3 giorni dei campionati italiani di sci nordico riservati alla categoria under 16 allievi. La padrona di casa, Lucia Insonni, ha centrato una medaglia d'argento nella gincana vinta dalla veneta Irene De Martin Pinter. Completa il podio la valdostana dello sci club Gressonei Monterosa, Nadine Laurent. In campo maschile, primo e secondo posto per due fondisti piemontesi e tutti e due dello sci club Entrac Alpi Marittime. Si laurea nuovo campione di questa specialità Marco Barale, alle sue spalle Martino Carollo, e terza piazza per il trentino dell'Unione Sportiva Carisolo Giovanni Lorenzetti. Domani sabato 9 febbraio, nuova giornata di competizioni, in programma la prova in tecnica classica, 5 km per la categoria femminile, 7,5 km per quella maschile. La cerimonia di premiazione di questa seconda giornata di gare si svolgerà in piazza Cardinale Mai, mentre alla sera presso il cinema Prealpi ci sarà l'incontro con il campione
olimpico, Franco Nones, ma ora vediamo anche questo servizio. Una volata che è valsa una grande e importante medaglia, quel profumo dell'oro comunque lo teniamo per domani. Sì, oggi non era proprio la mia specialità, la migliore, quella in cui vado meglio, però comunque è stata una gara bella e comunque impegnativa soprattutto, però è finita al meglio, magari mezzo piede in più, però va bene anche così. E questo è anche questo lo sport, comunque lì insieme a te si può dire un'altra grande campionessa, quindi porsi a 5 centimetri dall'oro vale comunque un oro. Sì, è bello comunque, però rode un po' perché pensare che bastava proprio solo un pezzettino per la medaglia d'oro, ma va bene così, è giusto così, è stata una bellissima gara, sono contentissima. È comunque una medaglia importantissima e comunque penso che è un motivo in più per far meglio, ancora meglio domani? Sì, di sicuro domani avrò un po' di quella rabbia che mi è rimasta addosso per quei 5 centimetri, vedrò di scaricarla in pista, darò tutto e poi vedremo come andrà. E continuiamo a parlarvi di sci, ma per anticiparvi la 60ª edizione del trofeo Gennaro Sora. Anche quest'anno stiamo organizzando il trofeo Sora, quest'anno ricorre la 60ª manifestazione, viene organizzata a Spiazzi di Gromo, quest'anno diversi anni la facciamo a Gromo, in particolare a Spiazzi, però quest'anno l'hanno voluta fortemente il gruppo di Gromo perché ricorre il loro 95esimo di fondazione. Per cui li abbiamo accontentati, anche se lo facciamo parecchi anni, però ci è sembrato giusto accontentarli in questo senso. Niente, noi le manifestazioni che ci portano alla gara, diciamo, sono diverse. Una di queste è la presentazione del trofeo Sora, che l'abbiamo fatto il 12 gennaio in occasione della classica raviolata che facciamo al Primulus. In quell'occasione abbiamo anche presentato il trofeo Sora e la presentazione in pratica consisteva di una rappresentazione del coro Ana di Ardesio diretto dal maestro Marco Pedrana, che ringrazio ancora sia lui che il coro. Io ho fatto la presentazione della gara vera e propria e Zucchelli, il nostro Claudio Zucchelli, alpino, ha intervallato anche lui, fra i brani ha raccontato la vita del capitano Sora, dando particolare rilievo alla spedizione al Polo Nord. La gara si svolge, come ho detto, a Spiazzi di Gromo, sabato e domenica prossima. Abbiamo passato un po' di settimane col mal di pancia perché la neve non arrivava, fortunatamente l'ultimo weekend un po' di neve è arrivata, non è tantissima, però gli esperti delle piste e anche la società impianti, con testa Alessandro, il proprietario, ci hanno garantito una regolare esecuzione della gara. Per cui noi siamo pronti, domani che è sabato faremo alle 18:30 estrarremo i pettorali come di solito e la gara si svolge appunto domenica mattina verso le 9. Devo aggiungere altro che fra le pattuglie che abbiamo quest'anno abbiamo 3 pattuglie di militari, 2 del 4° Ranger di Istanza Verona e 1 del 5° Alpini. E ora continuiamo con la rubrica Erbe Salute. Buonasera a tutti, questa sera continuiamo la carrellata di piante e rimedi naturali da utilizzare per le piccole patologie gastrointestinali. Abbiamo visto nelle scorse volte il finocchio estratto secco per il meteorismo e la digestione, il Podophyllum peltatum per gli attacchi di dissenteria sia da virus intestinale che dissenteria da viaggiatore. Stasera invece vorrei parlarvi di Ocubaca, che è una pianta
pianta che va a lavorare sulle patologie gastrointestinali, ma soprattutto gastriche, quindi a livello dello stomaco. Okubaka è una pianta poco conosciuta nelle nostre zone, è originaria del Nord Africa e la droga viene estratta dal legno e dalla corteccia. Okubaka è un grande disintossicante e va ad eliminare tutti quei sintomi che noi possiamo avere quando abbiamo sensazione, per esempio, di vomito, nausea, pesantezza sullo stomaco. Sia che questi sintomi siano causati da mi sono strafogato l'altra sera a cena, ma anche dal fatto che con gli sbalzi di temperatura di questi giorni possono essere causati da virus intestinali. Okubaka quindi va a pulire e disinfettare di tutte queste tossine che vanno a sovraccaricare il mio stomaco e quindi a liberarlo, mantenendo però protetta la mucosa gastrica e la mucosa intestinale. Non ha effetti collaterali, quindi lo trovate in diluizione omeopatica e può essere utilizzato nei bambini e anche nelle donne in gravidanza. Un suggerimento potrebbe essere anche quello di usarlo per la nausea gravidica. La compressina da succhiare durante la giornata, anche più volte al giorno, per esempio al ritmo della nausea, soprattutto quando la nausea gravidica è causata dall'odore del cibo. Spesso la paziente riscontra questa difficoltà, non riesco a sentire neanche l'odore del cibo perché ho subito la nausea. In questo caso la compressina di Okubaka potrebbe dare una mano. Comunque fatevi consigliare dal vostro medico e farmacista di fiducia. Arrivederci e buona serata. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco. Torniamo in onda con il telegiornale di Antena 2. Ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20.30 trasmetteremo il settimanale di approfondimento Target, alle 22.10 la rubrica Italia Economia, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.15 Decoder, alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Telegiornale in onda anche alle ore 21.30 ma sul canale numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo Paddock, alle 22.30 la partita di calcio Pradalunghese Forza e Costanza. Ecco l'almanacco per domani sabato 9 febbraio, il sole sorge alle 7.27 e tramonta alle 17.42. Il culmine è alle ore 12.34, la durata del giorno è di 10 ore e 15 minuti. La luna sorge alle 9.49 e tramonta alle 22.12, la fase lunare, la luna è crescente ed è visibile al 27%. La chiesa ricorda Santa Apollonia. Ecco anche le previsioni del tempo. Il cielo domani sarà poco nuvoloso per velature alte che tenderanno ad aumentare verso sera. Le temperature saranno in lieve aumento. E con questo è tutto. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.